der Kapellengeist hergestellt werden. Der mit kostbaren Marmor in Tarsien geschmückte Altar ist ein 17. Raphael réalisa ce tableau en 1507 à la demande de Michelangelo Lotto. La Virgen entre los santos, Pedro y Pablo, con Roma al horizonte. Il cielo è invidioso della bellezza di Firenze. Per questo, dice Vasari, tutti i dì di saette la percuote. La bellezza di Firenze è pervasiva, sta nelle nuvole del cielo, sta nei monumenti storici che occupano lo skyline della città e sta nelle sculture e nelle pitture. Piazza dei signori o della signoria, cuore simbolico e politico della città di Firenze. Questo grande edificio in pietra forte, progettato e realizzato da Arnolfo di Cambio all'inizio del 300. Qui avevano residenza le magistrature cittadine, oggi questa è la casa del sindaco. Tutto intorno vedete una straordinaria antologia di sculture. Siamo nella Piazza della Signoria e siamo accanto agli Uffizi. L'ingresso degli Uffizi è lì, davanti a me. Gli Uffizi, lo sapete bene, sono la galleria d'arte più importante, più conosciuta, più celebre d'Italia, ma essere qui ci fa capire una cosa fondamentale. Ci fa capire cioè come in Italia il museo esca dai suoi confini e occupi la città, entra nelle piazze e nelle strade, è dappertutto in un certo senso. Bernard Berenson, il grande storico dell'arte americano, diceva che in una città come Firenze si possono incontrare Donatello e Gian Bologna semplicemente andando dal parrucchiere o al ristorante. Questo è perfettamente vero, chiunque cittadino turista qui può sperimentare. La loggia dell'Orcagna, questa specie di ombrello di pietra che i Medici prima e poi Lorena, la dinastia che ha loro succeduta, hanno riempito di sculture celebri. Ma perché si chiama loggia dell'Orcagna o dei Lanzi? L'Orcagna perché fu l'architetto del XIV secolo Andrea Orcagna a progettarla e a costruirla, dei Lanzi perché nei secoli andati ospitava i Lanzi, i lancieri, cioè la guardia del corpo del Granducato. Da qui possiamo capire come la Piazza della Signoria sia gremita di sculture, sculture in marmo, sculture in bronzo, ognuna delle quali ha un preciso significato non solo culturale ma anche politico, allegorico. A cominciare dal Davide, il Davide di Michelangelo che ora sta qui sul sagrato del palazzo pubblico in copia da più di un secolo, perché l'originale, come sapete, è custodito nella galleria dell'Accademia. Ercole che abbatte il brigante Caco. Il brigante è simbolo del cattivo governo, è simbolo del disordine, è simbolo dei malvagi comportamenti. Ercole lo sconfigge, lo abbatte e
questo è il simbolo del potere costituito che nella città di Firenze tiene lontani tutti i disordini e tutte le malvagità possibili. Il ratto delle Sabine, quella storia mitica dell'antica Roma che dice come i romani per farsi delle famiglie, per moltiplicare la loro progenie, hanno rapito le Sabine, no? E la scultura rappresenta proprio questo vortice di corpi maschili e femminili. È la prima scultura, questa, nella storia dell'arte italiana, che esige una pluralità di punti di vista. Voglio dire, è una scultura che gira su se stessa, una scultura elicoidale. Gian Bologna realizza anche la scultura qui, alla mia destra, con Ercole che abbatte il centauro. Altro capolavoro della statuaria tardo cinquecentesca. Ci sono anche sculture antiche dentro la loggia dell'Orcagna. Per esempio la serie di donne che vengono dal foro di Traiano. La Giuditta, l'eroina biblica che ha decapitato il nemico di Israele Oloferne. E c'è una scritta in latino molto significativa alla base. Exemplum salutis publice, esempio di salvezza comune. Perché uccidere il tiranno, difendere la libertà della patria, è non solo un dovere, ma un esempio da condividere da parte del popolo. Copia romana di un originale greco con Menelao che sostiene il corpo di Patroclo ucciso. E ancora poi della Mannati, e siamo in pieno Cinquecento, la cosiddetta Fontana del Nettuno, il dio dei mari, questa grande scultura bianca in marmo bianco, e tutto intorno bellissime le sculture in bronzo delle ninfe, delle creature marine che accompagnano il corteggio di Nettuno. Vedete bene quindi che la piazza della Signoria, con i capolavori che qui sono custoditi, è una specie di anticipo degli Uffizi che subito vedremo. C'è una frase bellissima con la quale Giorgio Vasari parla di questo suo edificio. Dice: io l'ho costruito sopra il fiume e quasi in aria. Il fiume è il fiume Arno che sta qui sotto di me. E quasi in aria a significare l'invenzione architettonica del grande architetto. Era, vi dicevo, l'anno 1581 quando Francesco I organizza qui, all'ultimo piano dell'edificio, dove non c'erano gli uffici della burocrazia, all'epoca non c'erano gli ascensori, quindi era difficile arrivare fino a un piano così alto, e qui organizza il museo, anche perché il museo era collegato direttamente con Palazzo Vecchio. Attraversare i due corridoi, guardare la città che sta al di là delle vetrate, capire questo confronto fra la bellezza interna e quella esterna, capire la esemplarità di Firenze come luogo dell'arte e poi entrare nelle singole sale. La bellezza della città entra nel museo, si confronta in un certo senso col museo. In questo posto nel quale io adesso mi trovo lo si può capire in maniera perfetta. Non a caso
è il belvedere più apprezzato dai tanti turisti che da ogni parte del mondo vengono qui. Uno si affaccia a questa grande vetrata, vede il fiume che è verde giada d'inverno ed è biondo d'estate. Vede i due polmoni di Firenze, il di Qua d'Arno, così si chiama questa parte che corrisponde alla cupola di Santa Maria del Fiore, e il di là d'Arno. Uno entra agli Uffizi ed è come percorrere il manuale base dell'arte. Una vera e propria antologia della grande storia dell'arte affidata a una selezione di assoluti capolavori, perché carattere tipico degli Uffizi dal punto di vista della storia pittorica è l'eccellenza delle singole opere qui custodite. Siamo entrati nella galleria vera e propria, nella galleria storica, quella che viene inaugurata nell'anno 1581, regnando su Firenze e sulla Toscana il figlio di Cosimo, il fondatore dello Stato, Francesco I de' Medici. Un sovrano eccentrico, intellettuale, appassionato di studi esoterici ed alchemici, innamorato dell'arte. Ed è lui che ha fondato il museo, ha fondato la galleria delle statue si chiama in origine. Vale la pena di riflettere sulla parola galleria. Ci sarà pure una ragione se i grandi musei nazionali del mondo, dalla Grand Galerie del Louvre, alla Gemälde Galerie di Berlino, alla National Gallery di Londra e di Washington, hanno usato questo nome tipicamente italiano, anzi fiorentino, galleria. Che cos'è la galleria? La galleria è un corridoio coperto che riceve luce da un lato e che allinea le opere d'arte dall'altro. Questa invenzione museografica ha conquistato il mondo. Uffizi è la parola in italiano antico, che significa uffici, appunto, uffici della burocrazia, uffici dello Stato. Perché il Granduca Cosimo, che è il vero riformatore dello Stato, quello che organizza tutti i poteri amministrativi e politici della città, ha voluto che tutti i settori della sua burocrazia fossero tutti sistematici in un unico edificio, razionalmente progettato. E Giorgio Vasari ebbe l'idea di ideare proprio un edificio, in un certo senso un multiplo, potremmo dire, con un modulo che si ripete fino a coprire i due lati del grande cortile interno. C'è una straordinaria concentrazione di capolavori. Ognuna delle opere che stanno appese alle pareti, qui e nell'altra sala, sono pagine irrinunciabili di qualsiasi manuale, anche il più sommario di storia dell'arte. C'è il Politico di Badia di Giotto e c'è l'Annunciazione di Simone Martini. Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano, un capolavoro tale che il pittore ha voluto firmarlo. C'è scritto opera in latino, opera di Gentile da Fabriano, all'anno 1423 e addirittura il mese di maggio. Un'opera grandiosa, costosissima, che gli aveva commissionato un ricchissimo personaggio della Firenze di quegli anni. Thank you.
quartiere, Palla Strozzi si chiamava così, tutti conoscono Palazzo Strozzi a Firenze. Questo personaggio eminente della Firenze di allora commissiona a Gentile da Fabriano per la chiesa di Santa Trinita, il politico che sta alle mie spalle. Un'opera costosissima, lo si capisce bene, con un lavoro artigianale di grande abilità, di grande sapienza e con una profusione di oro e di colori straordinaria. Per Paolucello la prospettiva è una specie di religione, è un modo quasi esoterico, mistico di interpretare la prospettiva come strumento per organizzare il mondo visibile. I cavalli si rovesciano, come pure i guerrieri, e la battaglia sembra una specie di arancia meccanica, come fosse l'incastro di un orologio. Nel tempo sospeso, con una visione proprio di tipo metafisico, nel senso di un livello che è distaccato e superiore alla realtà visibile, Paolucello organizza questa sua straordinaria battaglia. Si dice che Masaccio, il giovane Masaccio, entra nella bottega di Masolino. Masolino è ancora un pittore della tradizione, un pittore di uno stile che i manuali chiamano del tardo gotico, del gotico internazionale, un stile prezioso, fatto di colori morbidi, raffinati, eccetera, eccetera. E Masaccio si inserisce in questa corrente tradizionalista, diciamo, del suo maestro Masolino e poi ne esce fuori con la sua riforma, con la sua rivoluzione prospettica. In un'opera come questa, dove si vede la Sant'Anna, la mamma della Madonna, con la Madonna sotto di lei, con la Madonna che tiene in grembo il bambino Gesù, voi vedete che sono all'opera i due autori, cioè Masolino, il vecchio Masolino, titolare della bottega, e il giovane Masaccio, portatore di una proposta stilistica rivoluzionaria. E per esempio il bambino, questo bambino atletico, erculeo, che sta sulle ginocchia della sua mamma, quello è di Masaccio. Lo si riconosce subito, mentre la Sant'Anna, la figura femminile in ultimo piano, e gli angeli che stanno a destra e a sinistra, così teneri, così impastati di materia luminosa e preziosa. Ecco, quelli sono di Masolino. Questa tavoletta di Masaccio, grande come un libro di medie dimensioni, rappresenta un episodio tenerissimo di maternità. La Madonna tiene in braccio il suo bambino, che è ancora molto piccolo, vedete, fasciato, e gli sta facendo delle coccole. Infatti questo quadretto si chiama anche la Madonna del Solletico, perché con un gesto che le neomamme ben conoscono, la Madonna, essendo felice e orgogliosa del suo bambino, così bello, così sano, con due dita gli sta facendo il solletico sotto il mento. E il bambino ride, divertito, no? Da questo gioco della sua mamma, come fanno i bambini. Quindi Masaccio dimostra una capacità straordinaria di attenzione ai fatti psicologici, magari minimi come questo, e tuttavia fortemente poetico, quasi commovente, starei per dire. Thank you.
Leonardo da Vinci, autore di due quadri celebri che sono qui custoditi, l'Annunciazione della Vergine e il Battesimo di Cristo nel Giordano. Ci sarebbe anche un'altra opera, ma in questo momento è in restauro, alla Fortezza d'Abasso di Firenze. Opera non finita, l'Adorazione dei Magi. Ma sono già sufficienti queste due opere, qui custodite e qui oggi visibili, per farci capire il vertiginoso genio di Leonardo da Vinci. L'Annunciazione. L'Annunciazione è un'opera della giovinezza di Leonardo, prima che lui tenti l'avventura milanese, prima che lui si trasferisca a Milano. Questa Annunciazione Leonardo da Vinci la dipinse per la chiesa del convento olivetano di Firenze. Ma nessuno aveva rappresentato un'Annunciazione come questa, prima d'ora. Leonardo, immagino che la Vergine giovanissima, seduta di fronte a un leggio di chiara ispirazione quattrocentesca e fiorentina, addirittura verrocchiesca, no? Il disegno sembra essere quello delle opere più tipiche di Andrea del Verrocchio, che era maestro di Leonardo da Vinci. La Vergine, lì collocata, riceve l'annuncio angelico. E ci sono due cose da notare. Prima di tutto il paesaggio, questo paesaggio che slontana verso l'infinito, un paesaggio che direi fiammingo per l'attenzione molecolare all'infinito spettacolo del mondo, con quelle montagne altissime sullo sfondo che sono attraversate dalle nubi e la città nell'angolo. L'altra cosa che va osservata è la brulicante vitalità della natura, che è rappresentata dal tappeto di erbe e di fiori che accoglie il volo dell'angelo, il tappeto sul quale si deposita, si ferma il volo dell'angelo. Guardate questo incredibile paesaggio fatto di erbe e di fiori e capirete già ora il Leonardo da Vinci studioso del miracolo della natura viva. Leonardo che studierà il volo degli uccelli, l'evolversi della pianta, il gioco, il ritmo delle maree e delle nuvole. È il battesimo di Cristo nelle acque del Giordano. L'idea, il disegno, l'esecuzione di gran parte della pala è del Verrocchio, del maestro titolare della bottega. Ma se voi fermate l'attenzione sul volto dell'angelo visto di profilo, questo volto teneramente ombroso, questo volto ricco di straordinaria, intensissima e dolcissima umanità, ecco, qui trovate all'opera il giovanissimo Leonardo da Vinci che in un'opera come questa promette di far capire quale sarà il suo prossimo futuro e glorioso destino. La nascita di Venero è una sintesi di mitologia greca. Vediamo Venere che nasce dalla spuma del mare, come racconta la sua leggenda, portata da una conchiglia. Vediamo Flora, la dea della primavera, che le viene incontro, come per avvolgerla in un mantello, dopo che la dea dell'amore e della bellezza è sorta dal mare. Zefir, H.
accanto alla sua fidanzata Chloe, che arrivano in un profluvio di fiori, perché la virilità Flora, simbolo della primavera, cosparge fiori da tutte le parti. E Venere approda sulla terra, venendo dalla spuma del mare, mentre la primavera celebra il suo trionfo. È un rinascimento che recupera la civiltà classica, i miti greco-romani, e che dal punto di vista tecnico utilizza la visione secondo prospettiva. Vedete come è profonda la visione di questo quadro di Botticelli, come arriva fino alle infinite lontananze. Qui, proprio di fronte alla nascita di Venere, c'è il grande trittico Portinari di Hugo van der Gusse, capolavoro del Rinascimento fiammingo. Si chiama Portinari perché fu un fiorentino, Tommaso Portinari, che era agente del Banco Mediceo sulla piazza di Bruges, a ordinarlo al grande artista neerlandese che si chiamava Hugo van der Gusse e lo fece portare a Firenze. Siamo nell'anno 1483. Ebbene, nella Sala degli Uffizi, in un certo senso, si fronteggiano i due rinascimenti d'Europa. Una pittura intanto profondamente religiosa. Non ci sono tracce dell'antichità classica, dei miti pagani, nei dipinti dei fiamminghi del 400. E poi c'è il naturalismo, cioè la capacità di scrutare il minimo di verità e di natura. L'occhio del pittore fiammingo sa guardare l'infinitamente lontano e l'infinitamente vicino. Qui, in primo piano, fra la maiolica di Deruta, l'iris e il mannello di spiche di grano, voi avete un colpo di mano sul vero, una vera e propria natura morta totale, tale che una volta vista a Firenze ha colpito gli italiani, i pittori italiani. Infatti i dipinti contemporanei, per esempio di Domenico Ghirlandaio, di Piero di Cosimo, sono pieni di citazioni dai fiamminghi. Ecco perché qui dentro uno capisce i due rinascimenti d'Europa, il naturalismo fiammingo, il classicismo e la prospettiva italiana, portate al loro massimo livello, alle loro esemplificazioni più alte. La primavera più famosa del mondo, capolavoro di Sandro Botticelli, è stata fin dall'origine all'interno delle collezioni Medice ed ora è l'attrazione fondamentale di questa parte del museo, che è dedicata appunto alla pittura del 400 e in particolare a Botticelli. E cosa rappresenta questo quadro famoso che ha ispirato generazioni di artisti fino ai nostri giorni praticamente? Rappresenta appunto un'allegoria della natura, intesa come rinnovamento del mondo. Mercurio che ordina al cielo di diventare dolce, sereno, chiede alla primavera di cominciare il suo ciclo. Vanno via i freddi geli invernali e inizia la stagione dei fiori, che è dominata da Venere. Venere sta al centro della scena, è lei la rappresentazione stessa dell'amore e quindi della natura che si rinnova.
si chiama così perché a commissionarlo fu Agnolo Toni, un ricchissimo mercante fiorentino. Ed è probabile che quel dipinto sia stato commissionato a Michelangelo in un'occasione fausta per il mercante banchiere Agnolo Toni, e cioè la nascita della figlia Maria. Meno che la Sacra Famiglia, si vede la Vergine Maria con il bambino Gesù, con San Giuseppe in secondo piano, poi nell'allontanarsi della visione prospettica in secondo piano vediamo un piccolo San Giovanni Battista, perché San Giovanni Battista è il ponte fra l'Antico e il Nuovo Testamento, il primo testimone di Cristo ed è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento. L'umanità si rinnova con la venuta di Cristo e questa serie di gloriosi atleti nudi sullo sfondo la significa. E oggetto unico nel suo genere è anche la cornice, questa cornice in legno intagliato e dorato che sappiamo essere stata realizzata dal grande legnaiolo fiorentino Francesco del Tasso, probabilmente su disegno dello stesso Michelangelo. Quella di Piero della Francesca è uno stile che si basa sulla luce e sulla analisi minuta della bellezza del mondo visibile. Si tratti del decoro di un vestito piuttosto che del paesaggio che slontana in fondo. Federico da Montefeltro. L'altro è la moglie, Battista Sforza. Sul retro dei due ritratti ci sono due scene allegoriche che rappresentano il trionfo dell'uno e dell'altro, il trionfo della fama per Federico, che era un signore della guerra, diremmo oggi, un capitano di ventura, uno che offriva la sua spada e il suo esercito ai vari potentati italiani. L'altro, il trionfo della virtù, della castità, riferito alla moglie Battista Sforza. La cosa affascinante di questi due quadri, questi due dipinti, è che sono, come dire, una rappresentazione del paesaggio. E il paesaggio è quello del Montefeltro, quello delle Marche settentrionali, il territorio che sta fra Rimini e Urbino, che era il dominio dei Montefeltro. E Piero della Francesca riesce a farci capire proprio il tremolante, no? Minuzioso splendore di questo paesaggio con velami di nebbia, con montagne che si moltiplicano sullo sfondo.
Chi ha il privilegio, la fortuna di attraversare il corridoio vasariano può vedere lo spettacolo di Firenze, del suo fiume, dei suoi tetti, la città intera nel modo più straordinario che si possa immaginare, veramente camminandoci sopra, come facevano i granduchi quando lasciavano i loro uffici, degli uffizi di Palazzo Vecchio, e spesso portati da veri e propri bichò, senza fare la fatica di camminare a piedi, attraversavano il corridoio vasariano e arrivavano fino alla Reggia di Pitti. È così bello questo paesaggio che quando nel 1938 Hitler fece il suo famoso viaggio in Italia, siccome lui era innamorato di Firenze, fece una lunga sosta a Firenze, ebbene il suo amico Mussolini, nell'estate del 38, volle che venisse aperto nella muraglia del corridoio vasariano quel belvedere che sta qui. Hitler, dicono le cronache di allora, si fermò estasiato guardando i ponti sull'Arno. Questo però non gli impedì, pochi anni dopo, era l'estate del 44, di ordinare al suo feldmaresciallo Kesselring, comandante dell'Armata d'Italia, di far saltare i ponti sull'Arno. Corridoio vasariano, questa straordinaria singolarità degli Uffizi. È una strada coperta, una strada aerea, che unisce il complesso degli Uffizi alla Reggia di Pitti. Camminando sopra la città, potremmo dire, come se i granduchi Medici cavalcassero la città, attraversando il fiume Arno e arrivando alla Reggia. Giorgio Vasari a progettarla e a costruirla nel 1560, pensate, in appena 6 mesi. Per questo si chiama Corridoio Vasariano. Oggi è soprattutto utilizzato come deposito di quadri che, almeno per ora, non possono avere spazio di espositivo nell'attuale percorso degli Uffizi. E quindi sono in notevole quantità raccolti lungo il chilometro circa di strada coperta che chiamiamo Corridoio Vasariano. Artista, per realizzare i suoi talenti, ha bisogno di grandi committenti. Raffaello da Urbino ha avuto questa fortuna perché a Roma ha potuto servire prima Giulio II della Rovere e poi, dopo di lui, fra il 1513 e il 20, anno della sua morte, ha potuto servire Leone X Medici. E qui abbiamo il ritratto forse più bello che Raffaello ha fatto nella sua carriera. Un ritratto nel quale la gloria del Papa si esprime in una sinfonia di rossi, rossi su rossi. Si capisce bene che in questo momento della sua carriera, siamo alla metà del secondo decennio del Cinquecento, Raffaello è toccato dalla civiltà del colore veneziano. In qualche modo è diventato sensibile a quello che succedeva negli stessi anni fra Giorgione e il giovane Tiziano. Ed ecco quindi questa gloria di rossi, che sono una connotazione cromatica, ma sono anche il segno più evidente della gloria papale. Raffaello è morto giovane, molto giovane, a 37 anni, il 6 aprile del 1520, tutta Roma e tutta l'Italia, direi tutta Europa, piansero la sua morte.
contemporanei parlano di lui come un uomo che sembrava benedetto da Dio, dalla sorte e dalla fortuna. Era un uomo molto bello, prima di tutto, e questo autoritratto ce lo fa capire. L'uomo era Raffaello, e così lo descrivono i contemporanei, dal temperamento amabile, gentile e generoso. Tutto l'opposto di quello che nell'immaginario nostro e nella rappresentazione dei contemporanei era Michelangelo Buonarroti. Questo uomo che piaceva immensamente a tutti, piaceva agli uomini, piaceva alle donne, piaceva ai grandi protagonisti della politica e dell'economia e della finanza di allora. Il pittore della bellezza italiana e della bellezza universale è proprio Raffaello, e lui ha affidato questa sua idea della bellezza femminile e infantile soprattutto ai suoi celebri quadri che raffigurano la Madonna col bambino. Seggiola, per esempio, la Madonna con Stabile, la Madonna della Perla. Tanti sono i nomi delle celebri Madonne di Raffaello che occupano i più celebri musei del mondo, dall'Ermitage di San Pietroburgo alla National Gallery di Washington. Noi qui agli Uffizi abbiamo, ed è qui alla mia sinistra, una delle sue Madonne più famose, anzi, in questo caso è una Sacra Famiglia, la cosiddetta Madonna del Cardellino. Forse l'ultima opera, o una delle ultimissime opere dipinte da Raffaello quando era ancora a Firenze, prima di andare a Roma, di trasferirsi a Roma al servizio del Papa. Quindi siamo nel 1506-7. È un quadro affascinante, così affascinante che sedusse anche tre secoli dopo Édouard Manet, la famosa Olimpia che sta al Museo d'Orsay di Parigi. È un omaggio al Tiziano che rappresentò negli anni 30 del Cinquecento questa bellissima e giovanissima donna nuda. Cosa sta facendo la donna nuda che affascinò Guidobaldo della Rovere? Questa donna molto giovane e molto bella ha da poco lasciato il suo fidanzato, suo amante, suo amato. È nuda sul letto, tiene in una mano un mazzolino di fiori, evidentemente il pegno d'amore che gli ha lasciato l'amato. Sul letto, su quei lenzuoli stropicciati che tanto piacevano a Giorgio Vasari, e ne parla come di un capolavoro della pittura, c'è un piccolo cane che dorme o piuttosto fa finta di dormire. Il cagnolino è simbolo di fedeltà. La donna, attraverso il cagnolino, vuole significare la sua fedeltà all'amato, e ponendo la mano sul sesso vuole anche significare l'esclusiva proprietà di se stessa all'uomo che ama. Non esiste in nessun museo del mondo un luogo di sosta e insieme un belvedere più bello di questo. La terrazza degli Uffizi. Intorno a noi c'è la città, la torre di Arnolfo di Cambio, il palazzo pubblico che incombe su di noi, la cupola del Brunelleschi, la cupola di Santa Maria del Fiore, il campanile di Badia, la torre del Bargello. Thank you.
Giorgio Vasari diceva che la cupola del Brunelleschi, questo prodigio di ingegneria e di bellezza, era stata fatta a similitudine delle montagne vicine. Cosa rappresenta la rotella di Michelangelo Merisi da Caravaggio che sta qui agli Uffizi? Rappresenta il notissimo tema mitologico della Medusa, questa creatura diabolica che aveva per capelli un fascio di serpenti e che con il suo sguardo pietrificava chi la guardava. Come sapete, Medusa è stata decapitata da Perseo. C'è una statua in Piazza della Signoria che racconta proprio l'esecuzione della Medusa realizzata dall'eroe mitologico Perseo. E qui Caravaggio rappresenta Medusa nel momento stesso in cui la sua testa è staccata dal corpo. Vediamo questo volto stravolto dal dolore e dall'orrore, vediamo i capelli serpenti che si aggrovigliano e sembrano guardarci, vediamo il sangue che scaturisce copioso dalle vene tagliate. Medusa ci guarda e il suo sguardo è veramente impressionante, ipnotico in un certo senso. Probabilmente Michelangelo Merisi da Caravaggio ha visto davvero delle esecuzioni capitali che all'epoca a Roma venivano eseguite nella piazza di Campo dei Fiori. Questo è un capolavoro di realismo, potremmo dire. Questi occhi che ci guardano in maniera ipnotica, questi serpenti che sono tratti veramente dal vero. Il famoso Bacchino. Chi è il Bacchino? Questo florido giovanotto, probabilmente un garzone di bottega che Caravaggio ha allestito come il dio del vino, Bacco, cioè avvolgendolo in una specie di tunica, un lenzuolo bianco, diciamo, usato come tunica, mettendogli in mano una coppa di vino e tutto intorno una rappresentazione di natura morta, potremmo dire. E la natura così come la vediamo, così come le vicende del tempo e delle stagioni la riducono. Sacrificio di Isacco. E qui Caravaggio rappresenta proprio il momento, direi lo fa con una precisione tecnica straordinaria, il momento della decollazione, della jugulazione, quando Abramo con il coltello in mano sta per tagliare la gola al figlio e gli rovescia la testa sulla pietra, proprio come si fa con un capretto quando lo si vuole sgozzare. Fortuna arriva l'angelo che gli ferma la mano. Dio lo aveva messo alla prova, ha visto la fedeltà del suo devoto e quindi non sarà Isacco a essere sacrificato, ma sarà il caprone che Caravaggio ha rappresentato lì accanto.